Se ne parla spesso a cena, davanti alla TV, stiamo guardando Un posto al sole stasera. Da quasi 30 anni la vita degli spettatori italiani è scandita dal ritmo di questa soap opera, che ha saputo intrecciare le sue vicende con la nostra quotidianità. Trasmessa su Rai 3, Un posto al sole non è semplicemente una soap opera, si è guadagnata un posto d'onore nel cuore degli italiani. Puntata dopo puntata, i fan si affezionano sempre di più a storie e personaggi che cambiano e crescono insieme a noi. Il fascino di questa serie ha colpito anche Veronica, di Salerno, che ha raccontato al giornalista Alessandro Cecchi Paone quanto questa soap sia importante per lei e per tanti altri appassionati. In un mondo televisivo pieno di serie d'oltreoceano, Un posto al sole è un punto di riferimento nostrano che non smette di appassionare. Il valore culturale di una soap made in Italy, l'intuizione di Giovanni Minoli, dirigente Rai di spessore, fu fondamentale, capì che Un posto al sole aveva il potere di rivitalizzare la produzione televisiva napoletana. Ciò che questa soap opera porta sul piccolo schermo va oltre il semplice intrattenimento, riflette la società italiana con le sue mille sfaccettature culturali e tradizionali. Chi segue la soap fin dagli albori, come la nostra Veronica, ha celebrato di recente un traguardo impressionante. 6.500 episodi. Per lei e per altri fan, il legame con personaggi interpretati da attori come Luisa Amatucci e Marzio Onorato è quasi familiare, e vederseli crescere davanti agli occhi è un'esperienza che unisce e commuove. Un posto al sole, per molti cieli ancora da illuminare. Questa soap opera non ha certo intenzione di spegnersi dopo tanti anni di messa in onda. È il suo calore umano, la scrittura delle storie, la capacità di toccare argomenti sensibili a fare appuntamento fisse davanti alla TV per moltissimi italiani. E i fan, come Veronica, sognano che Un posto al sole continui ad emozionare, portando avanti la grande tradizione del racconto televisivo. Un posto al sole va oltre la narrazione. È un fenomeno sociale che merita di essere apprezzato e sostenuto. La sua durata è un simbolo dell'influenza che le storie possono avere, riescono a unire le persone e a rispecchiare la realtà con tutti i suoi alti e bassi. Con un cast di attori talentuosi e un pubblico affezionato, la produzione italiana si dimostra capace di lasciare un'impronta indelebile. E voi da casa, vi siete già scelti un abitante di Palazzo Palladini come amico immaginario? Chi è il vostro personaggio del cuore in Un posto al sole? La televisione può dare tanto, ma può anche prendere tanto, affermava Pier Paolo Pasolini, una riflessione che sembra calzare a pennello con la storia di Un posto al sole. Questa soap opera, nata dall'intuizione di Giovanni Minoli, rappresenta un esempio emblematico di come la televisione italiana, quando ben gestita e con contenuti di qualità, possa creare opere durevoli e significative. Il successo di Un posto al sole, che da 28 anni intrattiene milioni di italiani, dimostra che non è necessario rivolgersi sempre a produzioni straniere per trovare storie avvincenti e personaggi con cui identificarsi. La fedeltà di telespettatori come Veronica, che segue la soap sin dal primo episodio, testimonia l'importanza di investire in produzioni locali, capaci non solo di sostenere centri di produzione nazionali, come quello di Napoli, ma anche di tessere legami profondi con il proprio pubblico. In un'epoca in cui spesso si critica la qualità della televisione italiana, Un posto al sole si erge come un faro di speranza, ricordandoci che la qualità, l'impegno e la passione possono ancora fare la differenza.